Buonasera, sono Salvati Pino, operatore della Biblioteca Comunale. Leggerò un brano dedicato a Ernesto Teodoro Moneta, italiano, Nobel per la pace 1907. Ai padri ed alle madri di famiglia, l'amico della pace, almanacco illustrato per il 1890. Questo almanacco è fatto per voi, è una constatazione ed una speranza. La constatazione è questa: mano a mano che vanno crescendo, ironia della civiltà, gli apparecchi di distruzione, mano a mano che si fanno più insistenti i rumori di guerra, vanno anche, in egual misura, facendosi più numerose e più energiche le proteste contro i macelli umani che ci si minacciano. La speranza è che, siccome una guerra fra le più civili nazioni sarebbe oggi la più spaventevole e micidiale, fra quante, fin dai tempi più feroci, lacerarono questa povera umanità, essa fa paura anche a quelli che sembrano desiderarla, sicché rimane tempo affinché gli uomini buoni di ogni paese, di ogni partito e di ogni religione si pongano d'accordo per scongiurarla per sempre. Voi, padri e madri, che indubbiamente amate i vostri figli, è per essi che voi, madri, avete sofferto le maggiori pene, è per la loro felicità che voi, padri, avete affrontato fatiche e privazioni di ogni sorta. Ma se questi furono sempre i vostri affetti, dovete confessare, se ben guardate intorno a voi, che vi siete posti per soddisfarli sopra una cattiva strada. Non vedete quali enormi armamenti fanno i nostri governanti con i vostri denari? Non vi spaventa l'incubo di questa guerra che sta sempre sospesa sul capo della vecchia e insensata Europa? Vi fu un tempo in cui i padri e le madri italiane mandavano essi medesimi i loro figli al campo. Allora trattavasi di liberare l'Italia dai nemici che la tenevano in catene e ne succhiavano il sangue. Ma quel tempo è passato ed ora non vi è questione in Europa che, con un po' di buon volere, non si possa risolvere amichevolmente. Perché adunque continuare sull'antico andazzo, sì caro ai despoti, di rivolgere agli armamenti le maggiori cure dello Stato? Direte che ciò avviene non per colpa vostra, ma per fatto e volontà dei governanti, che si infischiano degli interessi e dei bisogni dei popoli. Qui è l'errore. La politica dei governi, l'indirizzo della società, la pace, la guerra non sono più come una volta il fatto di pochi potenti, ma l'opera di tutti, e voi, più che altri, siete dagli affetti vostri richiamati ad esercitare sulla vita del paese una benefica influenza che invano si potrebbe attendere da molti altezzosi uomini di Stato e da pretenziosi professori di università, i quali, pieni di stantia e erudizione, credono si possano governare le nazioni con massime che erano già vecchie e condannate un centinaio di anni fa. Quello di cui tutti abbiamo bisogno è che ciascuno, piccolo e grande, si abitui a ragionare con la propria testa e a mettere un po' più d'accordo i pensieri con le opere sue. I principi che devono reggere le grandi società che si chiamano stati e nazioni non dovrebbero essere diversi da quelli che regolano la piccola società che è la famiglia. L'onestà, la previdenza, tutte le doti che fanno stimate e prospere le famiglie sono le medesime che rendono rispettati e forti gli stati. Non vi sono due morali, una per gli individui e l'altra per i governi. L'odio, la vendetta, l'assassinio, tutto ciò che è riprovevole nella vita privata non può diventare lodevole e neppure scusabile quando sono rivolti in nome di una nazione contro un'altra.
L'arte di governo non è dunque così astrusa e difficile come hanno sempre cercato di darvi ad intendere per i loro interessi i barbarossi della politica. Non si tratta che di applicare, sopra una scala più grande, quelle stesse regole di condotta che gli uomini onesti sogliono seguire nei rapporti privati. Ora, cosa si può immaginare di più assurdo, di più morale, di più contrario alla prosperità dei popoli e alla legge dell'umano progresso di questa bugiarda pace che fa della preparazione alla guerra l'istituzione principale dello Stato, il pensiero persistente dei governi? Che cosa di più incivile, di più antiumano che il volere desiderare, considerare come stranieri e nemici quelli che vivono al di là delle frontiere, perché parlano un'altra lingua e non pensano interamente a modo vostro? Sono così note ripetute queste. La maggioranza dei cittadini è per sua natura e per suo interesse contraria alla guerra, ma accade che allorquando gioverebbe adoperarsi a prevenire il terribile cozzo che ne minaccia tutti, dopo aver imprecato più o meno sommessamente contro la tristizia delle umane sorti, ognuno si stringe nelle spalle, pensando che, tanto e tanto, se i governi hanno deciso di far la guerra, ai popoli riuscirà impossibile impedirla. È questo l'errore che dà buon giuoco ai fautori dei bagni di sangue. Adesso le guerre non si fanno più come una volta con piccoli eserciti e con soldati che avevano pochi e deboli legami con le popolazioni. Le guerre oggi si fanno tra tanti milioni di armati e sono le nazioni intere che dovrebbero sopportarne gli immensi e incalcolabili danni. Per questo la guerra ritarda. Tutti ne parlano, ma tutti la temono. Ogni anno, quando cadono le foglie, sentire dire: a primavera la guerra scoppia certamente, passa la primavera e passa l'estate e le cose continuano come prima. Ma gli allarmisti non si danno per vinti, e così sono parecchi anni che si tira innanzi con questa minacciosa prospettiva, la quale per certi governi è nient'altro che un preziosissimo pretesto per estorcere nuovi denari ai già smunti contribuenti. La guerra, che si dice sempre in procinto di scoppiare, non verrà né questa primavera né l'altra né mai, se i buoni che la detestano vorranno che non si faccia. Impedirla sarà l'opera più bella che il secolo nostro, il quale tante cose vide, tramanderà la storia. A questa opera, sommamente civile, voi, padri e madri di famiglia, dovete prendere la prima parte, perché nessuno più di voi è interessato ad allontanare dal capo dei vostri figli innocenti l'iniquo flagello. Esprimete altamente in tutte le occasioni che vi si presentano il vostro aborrimento per le umane stragi e dite che la civiltà richiede ormai dai popoli gare pacifiche nelle opere delle arti, delle industrie e dei commerci, non già che si sgozzino gli uni gli altri per il soddisfacimento di pochi potenti. E quando vi sarete accorti che molti altri nutrono sentimenti uguali ai vostri, unitevi insieme e la vostra Lega, della quale l'Unione Lombarda ha formato i primi anelli, sarà così forte che davanti ad essa quelle architettate dalla diplomazia cadranno come castelli di carta. Rientrati nei loro focolari milioni di uomini che ora stanno accampati in mezzo alle attonite popolazioni, risparmiate le decine di miliardi che costa ogni anno la pace armata che beatifica l'Europa. Le nazioni del nostro continente raggiungeranno in pochi anni una prosperità non mai finora vista né mai immaginata. Nuovi canali di irrigazione, dei quali alcuni pur serviranno a prevenire le periodiche inondazioni, aumenteranno in modo prodigioso la ricchezza agricola. Innumerevoli industrie sorgeranno sulle pendici e ai piedi dei monti, mettendo a profitto le immense forze motrici, oggi in gran parte perdute, che portano in grembo i torrenti che cadono dalle Alpi agli Appennini nostri. Nello stesso tempo la meccanica, la fisica e la chimica, esplorando le profonde viscere della terra, studiando la composizione di tutti gli organismi
e della variatissima flora che copre il nostro globo daranno nuovi tesori all'industria e al commercio, nuovi prodotti all'alimentazione. Effettuata la trasformazione in senso antibellico dei governi e delle istituzioni, gli effetti morali saranno ancora più grandi di quelli economici. Allora le leggi saranno tutte dirette al bene comune. Cessata la contraddizione, oggi flagrante, fra la morale pubblica e la privata, l'educazione sarà seriamente rivolta a sviluppare nell'uomo sentimenti più socievoli. E allora tutto non farà più paura, perché cessata la guerra tra le nazioni, nessuno penserà più a farla per il trionfo del proprio ideale tra i cittadini della medesima patria. Allora l'uomo non potrà più vedere in un altro il nemico del suo benessere, perché regnando l'abbondanza e non più esposti i depositari della pubblica autorità alla tentazione di abusarne, quelli che vorranno cercare la propria felicità calpestando gli altri non saranno che poveri malati dell'intelletto, per i quali saranno sufficiente provvedimento le case di salute. Allora non saranno più folle da romanzo le feste in cui si daranno convegno ai rappresentanti di tutti i popoli, della terra, le apoteosi della virtù, i trionfi della scienza, anche nell'ordine politico e, come coronamento, la longevità generale della vita umana. Questi sono i tempi felici che voi, padri e madri, con la efficacia di una razionale educazione e cooperando con tutti i buoni alla cessazione della guerra potete affrettare. E se vi dicono che qualunque cosa facciate, la pienezza di quei tempi non la vedrete coi vostri occhi, rispondete che la potranno vedere i figli dei vostri figli, e questo pensiero vi darà stimolo sufficiente a partecipare alla grande opera umanitaria che, incominciata da pochi anni, non si arresterà fino al suo finale trionfo. Grazie e buonasera.